Mancherà Donadoni, ci saranno invece, nonostante i dolori alla schiena, Virdis e Van Basten. Il Milan stellare è pronto alla sfida con il Guyon, in calendario domani pomeriggio alle 15 allo stadio di Via del Mare di Lecce. Per Donadoni quindi nulla da fare. Nell'allenamento odierno, che Sacchi ha fatto disputare ai rossoneri al campo Alaska di Veglia, il centrocampista è rimasto fermo in panchina. Si partirà dal vantaggio minimo che la compagine spagnola ha acquisito all'andata. Sacchi ha fatto provare ripetutamente schemi offensivi che dovrebbero costituire il tema dominante della gara. Sarà un Milan tridente da tutto esaurito, per il quale è mobilitato l'intero Salento, pronto ad accogliere i tifosi rossoneri in questo impegno internazionale che il tecnico milanista considera difficile da superare. Un impegno molto difficile e quindi bisogna affrontarlo sapendo che sarà un impegno molto difficile. Problemi di formazione? Beh, pochi, perché ho tre giocatori infortunati, quindi Maldini, Portolazzi e Donadoni, quindi giocheranno gli altri praticamente. Il pubblico di Lecce risponderà alla grande a questo appello internazionale? Per noi è molto importante, può essere il dodicesimo uomo in campo e può essere l'elemento più importante per vincere questa partita. Ancelotti, possibilità di qualificazione contro il Guyon? Ah, è difficile dirlo perché ci aspetta una partita difficile, trova una squadra molto aggressiva, quindi noi siamo ben concentrati perché sappiamo che l'impegno è importante.